Questo programma è offerto da... Amici sportivi, buonasera dal Palafinamore di Sarno, appuntamento casalingo, ennesimo appuntamento per campionato di Serie C Silver, decima giornata, naturalmente girone Campania, e dunque in campo Sarno contro San Nicola Basket Cedri, match a ridosso della cocente delusione della sconfitta casalinga contro il Pozzuoli nella finalissima valevole per la Coppa Campania, trofeo Alfredo Bobbio, dove Sarno ha perso in casa nell'ultimo quarto. Ma questa sera la capolista, perché Sarno è ancora capolista, onde evitare disguidi, affronta il Cedri per questo finale di campionato, obiettivo primo posto nella differenza punti. Ricordiamo che Sarno è prima davanti a Pozzuoli per miglior differenza. Un po' coach Parrillo, schiera Beatrice, Marmugi, Chiavazzo, Moccia e Chedi Diop. Dall'altro lato per il Cedri con il numero 5 Ragnino, con il numero 14 Garofalo, poi intanto Sarno subito in attacco, la palla è per Chedi, per il capitano, poi completeremo la lettura dei quintetti, naturalmente in riferimento al Cedri. Ora Moccia in sospensione, stoppato ed è rimessa Sarno. Dunque, mentre per Cedri in campo anche il numero 21 Zamo, intanto c'è rimessa per Sarno con 4 secondi da giocare, vediamo un attimino, bravissimo Chedi, canestro non valido e tiro e fallo del giocatore del Cedri, vale a dire il numero 14 Garofalo, mentre in campo ci sono anche il numero 10 Desiato e a completare appunto della Peruta. Dunque rimessa per il Sarno, Beatrice, ricordiamo Sarno prima in classifica, Chiavazzo con il numero 22 va a depositare, realizza primi due punti per il Sarno, realizza Chiavazzo. Banchina c'è coach Falconbello per il Cedri, ora Desiato. Cedri in attacco, vediamo questa azione, infrazione di passi decretato dai signori, dal signor Savarese di, ripeto, di Napoli. Rimessa per Sarno, Chiavazzo per Beatrice, schema testa, coach Parrillo e Pachina con sé, Iannicelli, Nick De Meo, Rusciano e naturalmente Di Spinzeri e il giovane Scardino. Ora va a realizzare anche Chedi, 4-0 per il Sarno, parte subito il Sarno, ricordiamo ancora una volta Sarno reduce dalla cocente delusione della sconfitta casalinga nella finalissima di Coppa Campania, ma l'importante è il campionato perché non bisogna perdere colpi. Ora Beatrice subisce fallo, due punti,
fallo del giocatore casertano. Fallo di Garofalo, dunque due tiri per Beatrice. Realizza il primo Ernesto Beatrice. Ancora un tiro. Sbaglia il secondo. Rimessa Sarno. Impreca Beatrice per aver fallito il secondo tiro, ma fortunatamente palla sporca deviata dal giocatore del Cetri e palla ancora per il Sarno, e questa volta va a realizzare ancora una volta da sotto Kedi Diop. Sarno che è partito bene, dunque 7-0 per il Sarno in questo primo quarto. Da notare nell'anticipo di ieri, vittoria pesante, pesantissima in posizione playoff della Galletto Sarno, che ha vinto in quel di Nola in un match che probabilmente ha deciso già la griglia di playoff dal terzo al quinto, perché ricordiamo la prima avrà un lungo riposo perché accederà alla fase finale dei playoff, dove incontrerà pugliesi, siciliani ed altre, mentre dalla seconda alla quinta ci saranno prime playoff. Intanto per realizzare ancora Kedi Diop, bravissimo Chiavazzo, dicevo, ci sarà da disputare le semifinali, seconda contro quinta, terza contro quarto, alla meglio delle tre gare, naturalmente con il vantaggio di chi si è classificato meglio giocherà in casa. Fallo di Kedi. Le immagini sono di Giampaolo Lodato. E dunque rimessa, fischio dell'arbitro. Come sempre Capri Event, TV ufficiale della pallacanestro Sarno, dell'Arenzullo Sarno. Intanto canestro e tiro aggiuntivo, buona azione del giocatore del Cetri, bella l'azione del numero 15 della Peruta. Tiro aggiuntivo, dicevamo, Capri Event 271-618, match. I match seguiti da Capri Event come TV ufficiale, TV della pallacanestro Renzullo Sarno. Beatrice Marmugi, Chiavazzo, perde palla, rimessa Sarno, ancora 9 secondi, la lascia scivolare Marmugi. Marmugi, ancora Chiavazzo, Moccia, vediamo, in sospensione, tiro corto, sbaglia il capitano e riparte il Cetri, più 7 Sarno, ci prova dall'angolo da 3, canestro del numero 5 Ragnino, risulta alla panchina del Cetri con coach Falconbello. Subito Sarno in palleggio, Moccia per Marmugi, il quale sbaglia, poi fallo del numero 21 Zamo, fallo subito da Kedi. 6-26 al termine di questo primo quarto. Beatrice da sotto va a depositare, come sempre bravissimo il giocatore sarnese. Cetri in attacco, uno contro uno con Chiavazzo, infrazione di passi.
si fa sentire il numero 15 della Peruta, praticamente inveisce contro l'arbitro, l'arbitro poi si chiarisce, lo avvisa, alla prossima ti chiamo tecnico. Intanto time out chiesto dal Cedri a 6 minuti dal termine di questo primo quarto, 11 Sarno, 5 Cedri. Ricordiamo, sarà un testa a testa tra Sarno e Pozzuoli fino alla fine per capire chi sarà la prima della regular season. Ripeto ancora una volta il regolamento. La prima avrà il diritto di disputare la fase finale dei playoff con un girone a 4, dove sicuramente sarà presente una squadra siciliana e una pugliese, poi bisogna vedere anche le altre, se non era una calabra e una marchigiana, ma questo chiaramente non è 100-100, sicuramente una siciliana e una pugliese, mentre dalla seconda alla quinta disputeranno praticamente gli incontri tra di loro, chi vince andrà alla fase finale, poi chi, mentre nella fase finale diretta, la prima direttamente, la seconda andrà a fare la finale proprio con coloro che, con colei che arriverà da questi playoff. Chiavazzo, Chedi, Beatrice, ancora Beatrice, canestro del play guardia Ernesto Beatrice, bella l'azione, 5-40, chiama lo schema di difesa numero 2, coach Adolfo Parrillo. Sbaglia Cedri, Beatrice va a realizzare da sotto, bravo il capitano, come sempre, capitano Carmine Moccia. Canestro da 3 del giocatore del Cedri, molto bella, chiedeva anche fallo. Beatrice, Marmuggi, Chiavazzo, Moccia, ci prova da 3, bellissimo questo canestro del capitano Moccia, e dunque più 10 Sarno. Un Sarno che fino ad ora ha mostrato di aver subito scrollatosi da addosso la sconfitta della finalissima. Questo è sintomo di grande squadra e di grande gruppo. Ora intanto l'arbitro richiama coach Falconbello. Richiama all'attenzione tutti l'arbitro Savarese e lo fa anche con temperamento, ecco, e con carattere. Ora fallo in attacco del Sarno. Prende il gioco. Moccia, sbaglia Moccia, è rimessa per Thank you.
Ora va a realizzare Cedri. Ancora a canestro. E dunque canestro da tre di Luca Marmuggi. Intanto c'è cambio del Cedri. Entrato Tommasiello. Ancora Cedri, sbaglia Cedri, rimbalzo Sarno, Marmuggi, Beatrice, Capitan Moccia, passaggio irruente e violento di Carmine Moccia per Chiavazzo. Intanto realizza Cedri. Chiavazzo, ancora Chiavazzo. Frazione di passi a 1,58 dal termine di questo. Biesiado da tre, canestro del Cedri, risultano in modo quasi come se avessero vinto, meno 5. Ora da tre Marmuggi risponde con una nonchalance e una calma incredibile. Beatrice, sbaglia Beatrice, rimessa Sarno. Intanto c'è cambio, è uscito Chiavazzo ed è entrato Iannicelli. Ora ci prova da tre, va sul ferro il tiro di Beatrice e poi Marmuggi subisce fallo dal numero 20 Tommasiello. Due tiri per Marmuggi, anzi falle del numero 5 con esattezza il Ragnino. Due tiri per Marmuggi con più 7 Sarno. Realizza il primo. E realizza anche il secondo. Cedri in attacco con più 9 Sarno. Vediamo Tommasiello, lo scarica, ci prova da 3 tutto solo. E realizza il numero 13, Porfido. Moccia sbaglia il tiro. Da sotto va a realizzare Cedri e 26 a 22 più 4 Sarno. Bisogna stare calmi, tranquilli. Forza ragazzi. Beatrice. Moccia. Sospensione, esce il tiro e finisce il primo quarto 26 Sarno 22 Cedri. Pubblicità.
Dunque riprende il gioco per questo secondo quarto, 26 Sarno, 22 Cedri. Palla per il Cedri, Tommasiello scarica per Desiato. Ci prova da tre, ancora una volta Porfido, e va sul ferro, non è che poi è sempre festa. Rusciano, Marmugi, Iannicelli, Beatrice, in sospensione sul ferro, peccato, buona comunque l'azione. Recupera in difesa Sarno, bravo Marmugi come sempre, collaborazione con Iannicelli. Marmugi cerca di girarsi, in sospensione, sbaglia il tiro. Pronto ad entrare Di Spinzeri, ora fallo di Beatrice, due tiri per il numero 10, Desiato, meno 4 Cedri. E dunque due tiri per il numero 10, Desiato. Ancora un tiro, sbaglia anche il secondo, due tiri errati per Desiato, riparte Nick De Meo, entrato da poco al posto di Beatrice, come pure è entrato Di Spinzeri al posto di Marmugi, ora va a realizzare Rusciano. Più 6 Sarno. Tommaselli, canestro di Tommaselli, una bomba pesante. De Meo, Moccia, Di Spinzeri, Moccia ci prova da tre, canestro di Carmine Moccia, bellissimo il canestro del capitano Carmine Moccia. Partita molto intensa. Ora sbaglia tutto Cedri. Desiato ha cercato Tommaselli, non è riuscito l'intento, intanto è uscito col numero 15 della Peruta ed è entrato, vediamo il numero, De Meo. Moccia per Di Spinzeri. Ci prova da tre Nick De Meo, canestro del giocatore Nick De Meo, una bomba pesante, più 9 Sarno, 34 a 25. Da tre risponde il numero 10 Desiato. ...34 a 28, 7 a 22 al termine di questo secondo quarto. Ancora un tiro da tre del capitano Carmine Moccia, botta e risposta, risposta, continua. Tommasiello, Tagliafierro, fallo del giocatore Di Spinzeri su Porfido. Due tiri per Porfido. Sbaglia il primo Di Spinzeri. Sbaglia anche il secondo.
rimbalzo Rusciano. Chedemeo. Spinzeri. Ancora Moccia. Ancora una bomba da tre. 3 su 3 per il capitano Carmine Moccia. Applaudito dal pubblico, ma anche applaudito dai compagni. Abbraccio di Rusciano. È tornato, ma non è andato mai via, né in stand by, Carmine Moccia, il capitano Carmine Moccia. Andiamo. Fallo di Moccia. Lato dunque. Primo fallo di Carmine Moccia. Frazione di passi. Ed è time out chiesto da coach Falconbello. Gara diretta, ripetiamo ancora una volta, dai signori Agnese e Savarese di Napoli. E dunque non competiamo perché ci sono le note del qui al Palafinamore di Sarno. Del tavolo stile DJ dal capo ufficio stampa Luca Cutolo ai collaboratori da Francesco Orza, mentre vediamo Enrico Ianniello, team manager seduto, che guarda attentamente il panchino insieme a coach Barrillo. C'è il secondo Saviano più Luisa Corallo, dirigente addetta all'arbitro Armando Adiletta e Giuseppe Clemente, direttore sportivo della pallacanestro Renzullo Sarno. 5,57 più 12 Sarno. Chiavazzo, scarica per De Meo. Chiavazzo, tiro in sospensione, forzato. Ora Tommasiello. Corner del Cedri e Chiavazzo, come sempre, stile Pippo Inzaghi, mette la palla nel cesto. Massimo vantaggio Sarno, 42-28. Più 14. Fallo di Francesco Chiavazzo. Primo fallo di Chiavazzo. Desiato. Adesso tiro aggiuntivo di Desiato. Si incazza Rusciano con i compagni. Più che incazzarsi è uno sfogo. C'è tiro aggiuntivo per Desiato. Realizza Desiato, sono da tre punti. De Meo, Chiavazzo,
4-59 al termine di questo secondo quarto. Fallo del numero 23 De Ninno. Chiavazzo, Rusciano, c'è fallo del giocatore del Cedri. Intanto c'è già bonus per il Cedri, nel senso che secondo fallo per il giocatore casertano, nel senso che per ogni fallo subito dai giocatori del Cedri andranno in lunetta. Iannicelli ci prova da tre sul ferro, parte Cedri con De Ninno, Tommaselli, fallo di primo fallo di Iannicelli, due tiri per Desiato. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Chiavazzo cerca la penetrazione, poi subisce fallo netto, fallo di De Ninno. Due tiri per Chiavazzo, pronto a rientrare Beatrice, cambio Sarno, esce Iannicelli. Primo tiro per Chiavazzo. Realizza. Ancora un tiro per Chiavazzo che realizza 44-33, 4-17. Rimbalzo, bravo Nick De Meo, poi Rusciano scarica per lo stesso giocatore numero 13, bravissimo in questa circostanza. Ora Beatrice da sotto va a realizzare come sempre, scheggia, realizza Beatrice, time out per Cedri. Sarno prende il largo 46-33, più 13 Sarno, massimo vantaggio Sarno, 3-49 al termine di questo secondo quarto. Gara diretta dai signori Agnese e Savarese di Napoli. Mica tieni un E dunque gioco ripreso, l'immagine sempre di Giampiero Lodato, Tommasiello per De Ninno, da sotto per Tommasiello, più che tre secondi erano tre mesi praticamente, no? E dunque era praticamente in villeggiatura nell'area del Sarno. E riprende il gioco.
Rusciano. Fallo di Tommasiello. Lunetta Rusciano. Quarantasette. Canestro ancora di Rusciano. 48-33, 3-18. Tommasiello. Desiato da tre. Sul ferro. Recupera Chiavazzo. Ora entrambe le squadre. Per entrambe c'è il bonus. Ora Chiavazzo. De Meo va a realizzare. Dunque 50 Sarno, 33 Cedri, Desiato, Porfido sbaglia, recupera Beatrice, vediamo questa azione in contropiede, bellissimo, tutto bello, è canestro del Sarno, va a realizzare Chiavazzo per Rusciano che va a depositare a canestro. 52-33, se risposta ci doveva essere, fino ad ora la risposta c'è stata da parte di coach Parrillo e degli uomini atleti e ragazzi del pallacanestro Renzullo Sarno. Fallo di Chiavazzo, due tiri per Garofalo. Sbaglia il primo tiro Garofalo. Sbaglia anche il secondo Beatrice. Nick De Meo. Chiavazzo. Rusciano. No look. E poi fallo su Rusciano da parte del giocatore del Cedri. Due tiri. È secondo fallo casertano. Rusciano realizza il primo. Elegante nelle movenze. Cuore azzurro Lucky Rusciano. Realizza anche il secondo. 54-33. Massimo vantaggio Renzullo in questo match. Desiato. Tagliaferro, anzi chiedo scusa, pardon, canestro di Garofalo, canestro di Garofalo, chiama lo schema pollice Nick De Meo. Dispensare Beatrice, fallo di Tommasiello, due tiri per Beatrice. Secondo fallo per il Cedri. Realizza Beatrice. Realizza anche il secondo. 5-6-3-5 più 21 Sarno sul Cedri. San Nicola, basket Cedri. Tommasiello. Desiato, Garofalo, giro palla, Tommasiello, vediamo questa azione, ci prova da tre, sul ferro, riparte il gioco, Rusciano per Beatrice, Nick De Meo, schema testa, un minuto al termine di questo secondo quarto e poi andremo a lungo riposo, Chiavazzo. Fallo in attacco di Rusciano, il quale dice sono solo mosso come movenze ma non ho toccato assolutamente il mio avversario, ma comunque il fallo c'è e così è stato decretato dal signor Ragnese di Napoli. Cambio
doppio cambio, escono Rusciano e Chiavazzo, rientrano Iannicelli e Diop, secondo fallo per Lachi Rusciano, applaudito dal pubblico presente. 53 secondi, Desiato, Garofalo, fallo di Iannicelli, due tiri per il giocatore casertano, primo fallo per Iannicelli, Tommasiello in lunetta. Realizza il primo, realizza il secondo Beatrice, schema 1. Iannicelli, De Meo, Beatrice, tiro corto sul ferro di Beatrice, vediamo l'ultima azione, una delle ultime azioni, infrazione, fallo di Spinzeri. Due tiri per il giocatore casertano. E dunque time out in attesa del termine di questo secondo quarto. Facciamo il punto della situazione. Stiamo trasmettendo dal Palafinamore di Sarno la 10ª giornata del campionato Serie C Silver tra San Nicola Basket Cedri e Renzullo Pallacanestro Sarno. Gara diretta dai signori Agnese e Savarese di Napoli. La capolista contro il Cedri. Per ora vantaggio netto degli uomini di coach Parrillo, più 19, 56 a 37, più 19 Sarno dunque. Assistiamo a questi ultimi 22 secondi a 4 decimi, Andrea Lunetta, Tommasiello per il Cedri, dico possibilità di accorciare per la squadra casertana, intanto è uscito Chedi e rientra Rusciano. Lunetta, Tommasiello, realizza il primo, sbaglia il secondo ma rimbalzo sempre Caserta. Tommasiello, ora Tommasiello, dall'angolo ci prova Cedri, un vero cross, Iannicelli, tiro corto e termina anche il secondo quarto, 56 pallacanestro Renzullo Sarno, 38 San Nicola Basket Cedri. Pubblicità per poi commentare gli ultimi due quarti di questo match dal Palafinamore.
Dunque, gioco ripreso qui al Palafinamore di Sarno, in lunetta subito. Diop realizza il secondo tiro, dunque gioco ripreso dal Palafinamore di Sarno tra pallacanestro Renzullo Sarno e Cedri. San Nicola Basket Cedri, 58 Sarno, 38 Cedri, più 20 Sarno, dunque vantaggio che quantomeno lascia tranquilli gli uomini di coach Parrillo. Ora Beatrice in campo come quintetto iniziale di questo terzo quarto. Moccia, Beatrice, Diop, Iannicelli e Marmuggi. Beatrice, 8 secondi. Marmuggi, Iannicelli, Chedi da sotto. Esce la palla. Da tre ci prova Cedri, tiro cortissimo. Beatrice, Iannicelli. Moccia, ancora Beatrice. 8 secondi, perde palla, poi la recupera, poi fallo. Fallo di Beatrice. Fallo di Beatrice. Non è d'accordo Bruno Annunziata, ricordiamo, noto commentatore televisivo. Fallo ancora. Fallo di Beatrice. Chiedo scusa, mi correggo. Bruno Esposito. Noto, come ho detto, Annunziata, ma nell'enfasi, essendo lui un personaggio, abbiamo un attimo di smarrimento, capita. Iannicelli, da tre, bomba degli Iannicelli. Pedato. Ora fallo di Iannicelli. Richiamato Parrillo. Parrillo richiama appunto Iannicelli, secondo fallo di Iannicelli. Desiato. Canestro del giocatore numero 15 della Peruta, Beatrice. Iannicelli, Beatrice, Marmuggi, Iannicelli, sbaglia nettamente il tiro, peccato. Tiro sul ferro ma recupera sempre Cedi. Fallo di Chedi Diop, fallo del giocatore sarnese, terzo fallo. Dunque due tiri per il giocatore del Cedri, realizza il primo. Giocatore Desiato, sbaglia il secondo, rimbalzo Chedi, Beatrice, Iannicelli, Moccia,
intervento stile portiere di Kevin, si è fatto anche male ed è time out chiesto da coach Barrillo. E dunque time out qui dal Pallafinamore di Sarno da parte degli arbitri Agnese e Savarese. Ora va a realizzare il numero 15. Cedri, Beatrice. Moccia, Beatrice. Ci prova da tre sul ferro, Kedi da sotto. Canestro a tiro aggiuntivo. È tecnico fischiato al giocatore, espulso il numero 21 Zamo, espulso il numero 21 Zamo. Dunque espulso il giocatore. Dunque tiro aggiuntivo per Kedi. Realizza il primo, il tiro aggiuntivo. Ora è lunetta il capitano Carmine Moccia, perché prima il tecnico fischiato a Zamo, poi è stato espulso. Realizza anche questo, ora ancora due, ancora un tiro per Carmine Moccia. Realizzato dal capitano ed è rimessa comunque per il Sarno. Sarno ha ottimizzato tutti i tiri liberi. Frazione di passi di Marmugi. Riparte Sarno con Beatrice. Marmugi da sotto va a realizzare. E dunque 68 Sarno, 45 Cedri. Marmugi da tre realizza.
Moccia. Fallo del numero 5 Ragnino. Il Lunetta e Anicelli. Realizza Iannicelli. Disiato. 4-0-5 al termine di questo terzo quarto. Va a realizzare da sotto. Marmugge. Moccia. Marmugge. Sul ferro il tiro di Marmugge, riparte Cedri. Va a realizzare il Cedri. Anicelli, Moccia. Fallo in attacco di Moccia. Cambio, esce Iannicelli ed entra Di Meo. Secondo fallo per Moccia. Fallo di Kedi, quarto fallo. Dunque quarto fallo per Kedi. Realizza il primo Porfido. Realizza anche il secondo. Beatrice, 8 secondi, Moccia nell'angolo per Nick De Meo. Perde palla Sarno, rimessa Cedri. Tiro da tre del giocatore. Ora a tu un po' folle è possibile. Due tiri per De Meo, parte il primo, lo sbaglia. Ha fatto il numero uno, ha fatto il numero uno, allora ma per Vladimir. Una 57.
Ancora da tre, questa volta su ferro, recupera Diameo. Moccia. Dieci secondi. Beatrice. Marmugi. Frazione di passi. Palla per il Cedri. Ora c'è fallo del numero 13. Messa Sarno, 73 secondi. Tiro cortissimo di Moccia. Beatrice, Moccia, ancora Moccia, ora fallo fischiato in attacco. Allora, dunque riprende il gioco dopo questa decisione un tantino. Tantino dubbiose da parte dell'arbitro, comunque. Gioco che riprende con. Tommasiello. Otto secondi, sette secondi, cinque secondi, quattro secondi. Resta a terra colpito da Meo e dunque termina il terzo quarto, 73 a 60. Pubblicità. Dunque, ultimo quarto del match qui dal Palafinamore di Sarno. Ricordiamo ancora una volta in campo basket Renzullo Sarno, pallacanestro Renzullo Sarno contro Cedri. Sarno in vantaggio 73 a 60. Attenzione,
resta a terra il giocatore. Protesta il pubblico. Numero 13, nostro D'Ameo, rimasto a terra. Vediamo l'evolversi. Rimasto a terra D'Ameo, speriamo che non sia nulla di grave. Subito la dottoressa e Rosario Ferraioli hanno raggiunto il giocatore e lo stanno ora controllando. Chiavazzo da sotto va a realizzare su ottimo assist di Rusciano, più 15 Sarno. Da 3 ci prova cross del giocatore numero 14. Moccia. Marmugi. Fischia all'arbitro. Attacca Cedri. Terzo fallo. Sette secondi. Sbaglia il tiro da sotto. Beatrice. Ancora Beatrice da sotto, va a realizzare 77-60. Corto il tiro, parte Sarno, Beatrice, ultimo quarto sulle immagini di Giampiero Lodato, Rusciano, Beatrice, ancora per Beatrice, la scarica poi per Moccia che da sotto va a realizzare, bravissimo Beatrice, Moccia ringrazia il compagno di squadra, Sarno prende di nuovo il largo, più 19 Sarno. Fallo di Beatrice, esce Ragnino. L'attacco Cedri va a realizzare da sotto Beatrice, Moccia, palla sulla messa, pronta a rientrare di Spinzeri, cambio Rusciano.
e Spinzeri perde palla, rimessa a Cedre. Fallo di Spinzeri. Terzo fallo. Realizza il primo. Beatrice, Luciano, da sotto Moccia va a realizzare ancora un assist da parte di Luciano. 81 Sarno, 64 Cedri. Tommasiello. Ruba la palla Moccia, Beatrice. Chiavazzo. Beatrice, vediamo. Perde palla Chiavazzo. Parte Cedri, 5 e 43 al termine di questo match, dove la capolista è nettamente in vantaggio. Beatrice. Moccia. Sul ferro il tiro di Moccia, poi canestro e tiro aggiuntivo per Rusciano. Ancora un tiro per Rusciano. Cambio Sarno, rientra Iannicelli ed esce Moccia. Canestro di Pedato. Chiavazzo di Spinzeri. Iannicelli ci prova da tre. Ancora un tiro errato. Poi rimessa a Cedri. Fallo di Spinzeri. Due tiri per Garofalo, realizza il primo. Beatrice, Chiavazzo, Luciano, fallo su Chiavazzo,
due tiri per il numero 22 sarnese. Sbaglia Chiavazzo. Canestro da tre di Desiato. Dunque tre metri al termine, Beatrice. Rusciano di Spinzeri, perde palla il giocatore sarnese, parte Cedri, sbaglia De Ninno. Nannicelli, Rusciano, '84-71. Perde palla Cedri, Annicelli. Una 45, la palla termina sul ferro. Dunque 81 secondi al termine. Thank you.
canestro da tre di Tommasiello. Manca circa un minuto al termine, dunque intanto è entrato anche il giovane Scardino, fallo antisportivo del numero 20 Tommasiello. Due tiri per Scardino. Ma ha fatto stile gol, è sprusceva, ha fatto stile gol. Primo tiro di Scardino, lo realizza e mette anche il suo copyright sul tabellino. Ancora un tiro, realizza anche il secondo, 88-75, due punti dunque per Scardino, complimenti al giovane inserito da coach Barrillo. Ora Scardino per Rusciano, Beatrice, Scardino, Iannicelli, Beatrice ci prova da tre. Sul ferro, perde la palla e dunque gara che volge al termine, 16 secondi al termine. E dunque finisce il match 88-75, la capolista dopo la cocente delusione del match perso in finalissima contro il Pozzuoli ritorna a vincere, vince 88-75, resta ancora leadership del campionato, l'importante era vincere, si è vinto e questo è importante. Grazie per le immagini a Giampiero Lodato, come sempre Capri Evento, TV ufficiale delle gare casalinghe della pallacanestro in sullo Sarno, appuntamento alla prossima casalinga, vince ancora una volta la pallacanestro in sullo Sarno ed è sempre capolista. Buonasera da Anello Odierna. Questo programma è stato offerto da